Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti qui al mio programma sull'area dell'arte. Siamo oggi, abbiamo l'onore di ospitare Giovanni Tonucci, arcivescovo di Loreto, una persona che veramente sa anche parlare dell'arte perché c'è anche lui stesso le sue esperienze artistiche, quindi c'è una sensibilità particolare anche per farvi conoscere i contenuti dell'arte. Siamo parlati dell'arte, ma in questo programma vogliamo fare un passo ulteriore in questo percorso che abbiamo fatto fino adesso e parleremo, cominciamo a parlare dei ritratti, che questo è un altro genere dell'arte di cui mi occupo, e siamo qui al centro Giovanni Paolo II a Montorso, vicino Loreto, al centro dove è stato fondato per i giovani da Giovanni Paolo II. Di questo vi parleremo in questo programma, ma per cominciare vi passo subito parola a Giovanni Tonucci, all'arcivescovo, per ritrarre un po' la figura di Giovanni Paolo II. Perché abbiamo un ritratto alle spalle, ma vogliamo anche conoscere un po' la figura e le sue esperienze riguardo. Beh, è una emozione particolare sempre vedere questo ritratto e ricordare il Papa Giovanni Paolo II, del quale oggi possiamo dire San Giovanni Paolo II. Quando fu eletto, io ero a Roma, lavoravo in segreteria di Stato, e ricordo molto molto bene quella sera in cui il Cardinale Felici si affacciò e disse che il nuovo Papa era il Cardinale Karol Wojtyła. C'è stato un momento di silenzio, sono le registrazioni, quindi tutti possiamo rendercene conto, e la folla ha reagito soltanto quando poi ha sentito che il Papa aveva scelto come nome Giovanni Paolo II, perché questo indicava la volontà di continuare nel cammino iniziato e così brevemente sostenuto da suo predecessore, quindi Giovanni Paolo I, quindi il Papa Luciani. Ora, io ricordo bene quel momento perché, mentre per la gran parte della gente il nome Wojtyła non diceva assolutamente nulla, a me diceva qualche cosa, perché io avevo diversi amici polacchi, ma in particolare uno, Janusz Bolonek, che era mio compagno di accademia, abbiamo studiato insieme, ci siamo insieme preparati per il servizio diplomatico, e ricordo che una volta, parlando proprio della situazione in Polonia, lui mi diceva: quello di Cracovia è in gamba. Si riferiva al cardinale Wojtyła, quindi mi è rimasto sempre questa idea, e quando ho sentito quel nome subito mi è saltata alla memoria quella frase: quello è in gamba. E da allora direi ci siamo resi a conto tutti quanti che veramente sì, era in gamba. E gli incontri che ho avuto sono stati molteplici. Quando lavoravo in segreteria di Stato ho avuto occasione di andare anche nell'appartamento per alcune firme, alcuni incontri occasionali, incontri ufficiali in mezzo a tanti altri. E poi è arrivato il momento in cui il Papa mi ha ordinato vescovo, e quindi il 6 di gennaio del 1990, passato tanto tempo, mi imponeva le mani e mi faceva vescovo, anzi arcivescovo e nunzio apostolico in Bolivia. Da allora, ogni volta che tornavo a Roma, avevo udienza con il Papa e si parlava delle cose della Chiesa che io servivo e di cui lui era responsabile. Io portavo con me la mia lista di temi e mi ha sempre impressionato vedere come la sua attenzione fosse così profonda. Si vedeva che registrava tutto, non parlava molto, ma ogni tanto usciva con delle domande precisissime, e qualche volta mi chiedeva anche cose in riferimento a quello che gli avevo detto l'anno prima. Una memoria incredibile. Ricordo che una volta cominciò lui, ero già in Kenya, cominciò lui a chiedere, poi mi ha detto: ma forse anche lei ha qualcosa da dirmi. Io: guardi Santo Padre, già abbiamo coperto la gran parte dei temi, perché
essendo molto attento, e le cose che mi aveva chiesto erano appunto, quindi io gli dovevo parlare di queste cose e già lui aveva anticipato. E questa esperienza è andata avanti per me ogni anno, fino all'ultima volta quando nel mese di gennaio del 2005 io andavo a Stoccolma, ho incontrato il Papa e lui mi ha fatto capire, perché ha parlato ancora molto bene, ero piuttosto spaventato in quanto aveva difficoltà a parlare, ma quel giorno ha parlato in maniera chiarissima e mi ha fatto sentire tutto il suo affetto, perché mi ha detto, io mi ricordo quando lei era in America Latina, lasciavo l'Africa per andare al nord, e mi ha parlato anche delle sue esperienze nella visita che ha fatto al nord. Quindi per me è sempre stata ogni udienza con il Papa un'esperienza spirituale fortissima, tanto è vero che a me piaceva andare prima a San Pietro, confessarmi, celebrare messa e così, diciamo, spiritualmente pronto a andare a vedere il Papa. E ogni volta avevo un patema d'animo spaventoso, lo dicevo sempre, a me mi rovina la fede, perché di fronte a un cardinale, non mi importa niente, posso anche litigarci, ma di fronte al Papa c'è qualche cosa di, che va al di là, cioè un fatto di fede che ci fa sentire veramente la pietra, la roccia forte che porta la Chiesa. E durante il suo pontificato non c'è dubbio che questa presenza forte del Papa è stata sentita da tutti quanti. Io l'ho sentita in maniera particolare e sento ancora una emozione particolare quando vedo il suo volto ritratto in questo momento preciso. Sì. Tu lo sai qual è. Certo. Allora adesso passiamo, abbiamo fatto un tracciato un attimo con la figura del Papa, che poi si potrebbe parlare veramente all'infinito, perché Giovanni Paolo II, i spunti, i temi da affrontare sono moltiplici, ma abbiamo un'immagine che determina un momento particolare, una figura del Papa che indica, lo leggo, di questo lei ne parla adesso, ma intanto vi diciamo che questo quadro è nato proprio per un momento particolare, che era proprio la beatificazione di Giovanni Paolo II, giusto? Qui commissionato proprio dall'Eccellenza. Sì, nel 1995 il Papa volle incontrare i giovani d'Italia ed Europa a Loreto. Il Papa ha sempre avuto una grande devozione per Loreto, tant'è vero che venne qui da cardinale, ma da Papa è venuto 5 volte. Il che vuol dire che è il Papa che nella storia del santuario è stato a Loreto più frequentemente di ogni altro. E quando venne qui per l'incontro con i giovani d'Europa, il momento era drammatico perché nei Balcani c'era la guerra e Sarajevo era assediata. Ci furono dei... io non c'ero perché io stavo in Bolivia, quindi poi però ho potuto seguire le immagini e ho sentito anche le testimonianze di quelli che erano presenti. E sono cose belle che sono accadute, il collegamento radio e televisivo che ha permesso a tutti di vedere quello che accadeva là, e persone che hanno dialogato con il Papa a distanza. Ma poi nel suo discorso, la sera della veglia, il Papa parlò ai giovani e a un certo punto disse: giovani d'Italia ed Europa, ecco la vostra casa. Allora, in quel momento non c'era nulla qui. Era nella piana di Montorso, questo grande avvallamento nel quale era pieno di 300-400.000 giovani, e lui disse: ecco la vostra casa, la casa dei giovani. Allora la casa di Cristo e di Maria indicava non una residenza per i giovani, indicava la Santa Casa. Quindi dedicava in maniera particolare ai giovani il santuario di Loreto. E tu come artista hai ritratto il Papa proprio in quel momento, perché la ripresa è stata fatta in maniera la ripresa televisiva l'abbiamo, e quel momento in cui lui diceva queste parole è qui, ecco, con quell'espressione, con la mano alzata in quel modo, con l'altra mano che reggeva dei fogli che qui sono stati tolti giustamente, bene. Ma è una impressione straordinaria, anche perché in quel momento il Papa parlò della casa di Loreto, ma al termine della veglia, mi raccontano, guardava attorno e disse: ma qui dovremmo fare qualche cosa per i giovani. Guardò dal basso della piana, guardò questa collina, questa collinetta, e disse: ma di chi è quel terreno lì? E gli hanno risposto: è il suo, perché è proprietà della Santa Sede. Allora detto: lì faremo un centro per i giovani. E il centro è stato iniziato, la prima
pietra è stata posta dopo qualche tempo e è stata inaugurata nell'anno 2000 e il Papa venne qui ancora una volta per il suo ultimo pellegrinaggio, non solo a Loreto, ma ultimo pellegrinaggio fuori da Roma. L'ultima volta che si è mosso è stato per venire a Loreto. Allora, se parliamo di gesti che indicano una devozione profonda e sincera verso la Madre di Dio, credo che anche questo sia di un significato profondissimo. Tutti sappiamo che il Papa aveva una devozione forte, ma la devozione forte verso Maria non era fatta di sdolcinature, era una fede teologicamente solida. Tant'è vero che se leggiamo i suoi discorsi, le sue omelie nelle visite a Loreto, ma non soltanto nelle visite, perché anche da Roma ne ha parlato più volte, noi abbiamo la fondazione teologica di quello che è il significato grande della Santa Casa e quindi della presenza di Maria nella storia di Gesù e nella storia della Chiesa. Quindi possiamo dire che Giovanni II, quando veniva qui a Loreto, alla casa di Maria Vergine, veniva un po' come casa della sua madre, perché c'è questo rapporto fortissimo, come sappiamo, questa sua umanità viene proprio dal fatto che lui si affidò totalmente, il suo totus tuus, le parole di Montfort, che lui, il suo rimo, è stata una cosa che proprio gli ha dato una traccia anche per tutto il suo pontificato, e poi ha fatto sì che tutta la sua opera viene così efficace, anche perché lui, la sua missione nel mondo è stata una cosa mai vista prima, le pellegrinaggi e tutto il resto, no? Il Papa, sì, come, non solo come pellegrino, ma come un grandissimo apostolo. Beh, il Papa ha sviluppato all'infinito, potrei dire, quello che Paolo VI aveva cominciato. Paolo VI ha cominciato a viaggiare fuori dall'Italia e diceva, questi i suoi collaboratori dicono, vedrete quanto viaggerà il mio successore. Non sapeva chi poteva essere, ma aveva capito che quel tipo di presenza del Papa fuori da Roma, fuori dall'Italia, nei vari continenti, era un modo di evangelizzare molto forte. Beh, questo è diventato per Papa Giovanni Paolo II uno degli aspetti più straordinari del suo pontificato, perché è stato un pontificato lungo, 27 anni sono tanti, ma il numero di viaggi era incredibile e lo sforzo che ha fatto, anche quando era ormai debole per la malattia e per l'età, ci si è impegnato tantissimo perché si rendeva conto che era un modo di essere presente, importante. E il suo messaggio, vedete, il suo successore era molto più anziano quando è stato eletto, però Papa Benedetto, anche lui, ha viaggiato tantissimo negli anni in cui è stato. Papa Francesco, lui stesso l'ha detto recentemente, ma io, cioè, quando sono diventato Papa non volevo fare viaggi. Ma adesso li sta facendo perché in quella posizione ha capito che c'è qualche cosa che è troppo importante e non se ne può fare a meno. E questo è un po' il messaggio che Giovanni Paolo II ci ha lasciato e la testimonianza che ha dato e che continua a vivere nella Chiesa. Vabbè, ci vediamo tra poco, dove le pausa, continuiamo a parlare di Giovanni Paolo II. A presto.